impostore! Falso profeta! Bugiardo! Sono veramente grato a Pilato ed a voi, sommi sacerdoti, per avermi condotto il Nazareno. Sono felice di vederti finalmente. Da molto tempo ho sentito parlare di te e la fama dei tuoi miracoli risuona ancora nelle mie orecchie. Sei muto, forse? Perché non parli? Dimentichi che sono il tetrarca della Galilea. Grande Erode, nella lunga storia del nostro popolo non si è mai visto un profeta che tace e che non compie miracoli. Costui ha ingannato tutti facendosi portare in trionfo per le strade di Gerusalemme. Ha calpestato le leggi dei nostri padri ed ha bestemmiato, proclamandosi figlio di Dio e reo di morte. Tu continui a tacere. Senza dubbio, illustre re, mi credi inferiore a te e mi disprezzi. Tuttavia, sono disposto a perdonarti e a riconoscerti mio Signore, se riesci a risuscitare il tuo antenato Davide. Anzi, ti adorerò come Dio. Dai, fa questo miracolo e mi vedrai inginocchiato ai tuoi piedi. Non fa miracoli! Non impostore! Non credevo mi avreste condotto avanti un pazzo. Servo, mettigli addosso un mantello degno della sua pazzia e sia ricondotto da Pilato. Balla per me.